del Veneto. Allora, tu mi giuri che questa cosa è avvenuta davvero? È vero, Diego. Ok, a un certo punto nella settimana Zaia ha fatto questa conferenza stampa. E aspetta, l'obiettivo era di tranquillizzare i suoi cittadini, ok? Il Veneto. Sul pericolo. Il Veneto è, come dire, essendo un domino tutto, come dicevamo poc'anzi, un po' tutti noi anche, ok? Eviterei di creare allarmismi su questo fronte. Io penso che sia ragionevole dare ad ogni cittadino due pastiglie che se le tiene sul comodino e le prende e finisce lì come negli altri paesi. Se a bomba ne casca in testa, è un'altra roba. Un paese civile ai suoi cittadini lo può fare di default, dire guardate, in caso di bisogna mettersi a terra col viso a terra, le mani sotto la pancia, non tenere le mani fuori, ci saranno delle ondate di tipo follate di vento, non alzatevi in piedi la prima, ma ce ne saranno altre a seguire, oppure state 5 giorni in casa con l'acqua delle bottiglie, vi mettete nel rifugio i 2 litri d'acqua al giorno e tutta roba in scatola. Tutto qua. In che senso? Allora, cioè, questo in caso di bomba nucleare. Tu dice, chiaramente, mi casca in testa, è andata così, è sfortuna. Ma fossero anche 100 metri, c'è tutta una serie di precauzioni che si possono prendere utili. Mani sotto la pancia, e l'acqua, per, cioè, vi chiudete, vedete, acqua non dai rubinetti, acqua quella delle bottiglie. La cosa bottiglie. Che a me è più piaciuta è la folata. Sì, no subito. No, non ti rialzare dopo la prima. Quelle perché te prende in pieno. È come al mare, il cavallone dopo ce ne sono altri due. Non ti alzare che... Capito? E niente, si vede che lui ne ha già schivate 3-4, ha tutta un'esperienza sua personale. È utilissimo, per carità, magari torna tutto, tutto utile. Tutto qua. Eh? Tutto qua. Tutto qua. Tutto qua, niente panico. Niente panico. E